Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È un video tour un po' particolare perché sono sia all'isola della Kona, ma al momento sono da sola. Sto aspettando delle altre persone. Questo perché, come sapete, sono social ambassador per il Friuli Venezia Giulia e questo significa che io produco dei video per loro, ma ho anche dei, tra virgolette, benefici. Tra questi c'è stato un concerto con prima aperitivo a cui sono entrata gratis e questo è uno dei miei benefici, nel senso che sono stata contattata dalla redazione e mi offrono la possibilità di creare un video con una produzione, quindi con delle persone che fanno questo di lavoro. E mi hanno chiesto dove volessi realizzare questo video e io ho detto così su due piedi che mi veniva in mente l'isola della Kona. E quindi sono qui al momento ad aspettare che arrivino. Sono ovviamente in anticipo come al solito. Spero di riuscire a farvi vedere il più possibile. Dietro di me appunto c'è il centro visite e poi c'è tutta la parte wild. Sono stati introdotti i cavalli Camargue e c'è il percorso appunto con le varie postazioni di osservazione in generale della natura, ma in particolare dei vari tipi di uccelli. Bene ragazzi, so che non ho fatto molte riprese, però appunto spero di avervi comunque incuriosito relativamente all'isola della Kona, perché assolutamente è un paesaggio veramente che merita una visita, soprattutto se siete appassionati di natura e fotografia naturalistica, perché appunto ci sono dei punti specifici per fare foto agli uccelli o ai cavalli che ci sono. L'esperienza è stata davvero unica e indescrivibile, perché abbiamo avuto tempo ottimo e appunto abbiamo voluto fare sia le riprese all'isola della Kona con appunto i cavalli. Poi ci siamo spostati nel pomeriggio a Duino e ho fatto praticamente le riprese in kayak, quindi anche quella lì è stata veramente un'ottima esperienza. Mentre parlo intanto vi lascio scorrere alcune riprese, non so come sono venute, magari un po' mosse, ma rientrando a casa ho scelto di non fare autostrada ma di fare la strada normale, un pochino panoramica. Quindi vi lascio con alcune riprese della bassa pianura friulana più qualche pezzettino di carso. Il video che è stato girato è un video particolare perché è un video a 360 gradi. È stato girato per la maggior parte con un Insta360 più alcune parti con una Garmin, mi pare. Comunque sia sempre a 360 gradi. Il progetto appunto prevede una serie di video, non ci sarà soltanto il mio, che verranno resi fruibili al pubblico in aeroporto in un'installazione. Se mai dovesse essere reso disponibile anche online, vi lascio in descrizione il link del video quando dovesse essere disponibile. In ogni caso andate in descrizione, perché anche se non trovate il link a questo specifico video vi lascio oltre ai link ai miei social anche qualche link di riferimento. Vi lascio ovviamente il sito di FVG Live Experience, se avete intenzione di venire in Friuli potete scoprire in base ai vostri interessi quali sono le esperienze che potete fare. Vi lascio anche il sito, qualche riferimento relativo all'isola della Kona e al kayak, che è appunto la scuola di kayak che mi ha permesso appunto di fare questa esperienza a Duino. Io devo ringraziare innanzitutto Promo Turismo FVG, perché appunto mi ha permesso di essere un ambassador per il Friuli Venezia Giulia, e appunto se non fossi stata un ambassador, se non mi avessero scelto come ambassador, non avrei opportunità di fare queste cose.
E ovviamente anche le persone che lavorano esterne a promoturismo, ma che appunto mi hanno accompagnato in questa esperienza. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, fatemi sapere quello che ne pensate almeno dell'isola della Kona, se vorreste visitare un posto del genere o se ci sono posti del genere vicino a dove abitate voi. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!